sede è semplicemente quello di darvi il benvenuto. Tutti voi sapete di che cosa si sta parlando e di cosa intendiamo parlare oggi, ma l'unico elemento che vorrei sottolineare è questa importanza di collegamento tra a tutti gli effetti, non soltanto sulle tematiche di cui parliamo oggi, di collegamento fra l'Accademia, le università e le associazioni specialistiche, gli enti locali. È assolutamente importante che in una fase come questa, dove molte sono le occasioni, ma pochi sono i dati scontati, parlo anche dal punto di vista dei finanziamenti, è molto importante il dialogo, è molto importante che ci parliamo, è molto importante che le iniziative che vengono portate avanti siano iniziative portate avanti in modo organico. Io mi scuso perché fra qualche minuto mi devo assentare di qua, proprio perché stamattina c'è in un altro luogo importante della città, che è il centro Malaguzzi, la sede del centro per l'infanzia, di Reggio Children per intenderci, c'è un'importante giornata di confronto sul progetto MIUR, su uno dei progetti MIUR Cluster sulle Smart City e Smart Communities. Sono tutte iniziative, come sapete, che richiedono una messa a sistema generale dei soggetti interessati. La giornata di oggi, la mattina di oggi e la giornata di oggi, oggi pomeriggio dovrebbe esserci, cogliendo l'occasione della sua presenza appunto anche in quell'altro contesto, dovrebbe esserci il nostro sindaco, che è anche presidente, come sapete, dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia. Dicevo, è una giornata importante appunto dal punto di vista dello scambio delle idee e per cercare di costruire dei percorsi che siano il più possibile coordinati e organici. In tutto questo, che cosa c'entra il luogo che ci sta ospitando in questo momento e che chiamiamo Mediateca? La Mediateca è un pezzo della biblioteca universitaria di Reggio Emilia, la quale a sua volta è uno degli elementi costitutivi del sistema bibliotecario di Ateneo, del sistema bibliotecario dell'Università di Modena e Reggio Emilia, e come vedete da quel quaderno che credo sia stato distribuito, da questo quaderno con i colori, da tempo, animato soprattutto dalla dottoressa Montanari, è attivo proprio presso la nostra biblioteca interdipartimentale un gruppo di lavoro e di studio sulla sostenibilità ambientale, con alcuni obiettivi che vanno dalla documentazione e quindi dalla presenza qua di filmati, video, documentari, riviste sulla tematica della sostenibilità ambientale, ma anche in funzione dell'organizzazione di eventi. Organizzazione di eventi e nell'ultimo periodo l'ambizione è anche quella di cominciare a mettere in campo dei progetti. Un progetto è già, un RELS è già stato messo in campo negli anni scorsi, e quindi questo è un po', insomma, l'humus su cui si sviluppa e si inserisce la giornata di oggi. Io mi fermo qui, Pinuccia mi chiedeva di ricordare di mettere una firma nella presenza in quel foglio che c'è all'inizio, quindi adesso con comodo, comunque prima della fine della giornata, se riuscite a farlo, vi ringraziamo di questo. Passo la parola. Bene, allora al professor Cavaliere,